Anticipazioni Beautiful, trama puntate 15-20 maggio 2017. Bill rinuncia a sposare Brooke. Lunedì 15 maggio 2017. È tutto pronto per il matrimonio tra Bill e Brooke. I due sono emozionatissimi. Presto coroneranno il loro sogno d'amore. Donna guarda negli occhi Justin, ricordando i bei momenti passati insieme a lui. Brooke svela alla sorella di avere qualche brutto presentimento. Reed vuole che lei sposi Bill, per poi divorziare già il giorno seguente, per acquistare subito le quote Forrester e per rifarsi una vita con lei, come vorrebbero anche Rick e RJ. Donna la invita a non lasciarsi manipolare in alcun modo dal suo ex, deve seguire il suo cuore e basta. Così la Logan, bellissima nel suo abito da sposa bianco, si appresta a scendere le scale della villa di Spencer. Ridge esce di casa di corsa, spinto da RJ, raggiunge la stanza di Brooke e le rivela di amarla profondamente. Non è più interessato alle azioni di Bill ed è stanco di lottare contro Quinn ed Eric. La ama e vuole costruire con lei la famiglia che hanno sempre sognato. Martedì 16 maggio 2017. Nicole litiga con Zende dopo una telefonata di Maya, intenta scoprire quali sono le vere intenzioni della sorella, cioè se fare o meno da madre surrogata alla sorellina o fratellino di Lizzie. Rick svela a RJ che, pur contrario al matrimonio tra Bill e Brooke, è sicuro che anche con Ridge la loro madre soffrirà ugualmente, in quanto più volte l'uomo in passato è arrivato a sbagliare clamorosamente nei suoi confronti. Brooke intanto da sola con Reed lo invita a sparire dalla sua vita. Ha deciso. È Spencer che vuole al suo fianco. Donna scende al piano di sotto per contenere l'impazienza di Bill, che non sa che il suo rivale è piombato di nascosto nella camera da letto della futura moglie. Allison, senza farsi vedere, si precipita nella stanza della sposa e la sorprende con il suo ex. Così corre dal suo padrone per avvisarlo della improvvisa incursione. Bill, senza pensarci due volte, raggiunge la sua amata e lancia un'occhiata minacciosa al suo rivale. Mercoledì 17 maggio 2017. Zende svela a Sasha di aver litigato nuovamente con Nicole a causa della sfacciataggine di Rick e Maya, che hanno chiesto a Nicole di affrontare una nuova gravidanza. Nicole nel frattempo svela la sorella maggiore di non sentirsi pronta a vivere una nuova dolce attesa. Questa volta deve rifiutare per salvaguardare la sua storia con Dominguez. A un tratto però Lizzie inizia a piangere e Nicole la prende in braccio commossa, rivivendo le emozioni del parto. Così cambia idea e decide di raccogliere la proposta. Bill, deluso da Brooke, decide di bloccare il matrimonio e corre giù per le scale, sotto lo sguardo sconvolto di Allison, Justin, Donna e Wyatt. La Logan fa di tutto per placare la sua ira. Per il magnate la Donna non avrebbe dovuto consentire al suo ex di mettere i piedi in quella che è casa sua. Arriva l'officiante. Brooke bacia con passione Spencer e così Ridge, deluso, va via. Giovedì 18 maggio 2017. Il party di Halloween alla Forrester ha inizio e Caroline guarda ammirata Thomas, augurandosi che Douglas possa crescere talentuoso e affascinante come il papà. Nicole raggiunge Zende e gli rivela di aver accolto la proposta di Rick e di Maya. Sì, farà da madre surrogata al fratellino o sorellina di Lizzie. Il ragazzo deluso se ne va. Poi, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, raggiunge Sasha e la bacia. Bill intanto blocca le nozze, sposerà la donna che ama, cioè Brooke, in seguito. Ridge ha rovinato tutto. È stato un duro colpo trovarla nella stanza da letto insieme al suo ex. La Logan, tra le lacrime, ritorna a casa, ove ad attenderla c'è RJ al settimo cielo. La donna frena l'entusiasmo del figlio, affermando che Spencer ha soltanto rimandato il matrimonio, che verrà celebrato molto presto. Anche Ridge viene a conoscenza che Bill ha bloccato la cerimonia e fa una promessa a se stesso: riconquisterà la donna della sua vita.
venerdì 19 maggio 2017. Wyatt rivela a Eric che l'intento di Ridge era far sposare Bill e Luke per entrare in possesso tramite la Logan del 12,5% delle azioni Spencer. Rick e Maya scoprono che Zenda ha litigato con Nicole in quanto non vuole che la sua fidanzata affronti una nuova gravidanza. Sasha nel frattempo allontana il bel Dominguez, non vuole essere un ripiego per lui e inoltre non ci sta a compromettere il suo già difficile rapporto con Maya e Nicole a causa di Julius per colpa di un suo colpo di testa. Lui la sorprende prenotando un jet privato per volare alle Hawaii insieme a lei. Ha deciso, con Nicole è tutto finito. Intanto quest'ultima prova a telefonargli e dopo qualche tentennamento Zende le risponde e le comunica di aver preso una sua decisione. La love story è giunta al capolinea. Sasha lo invita a pensarci ancora su, a riflettere, ma il suo ragazzo è irremovibile. Nicole lo ha profondamente deluso e non intende perdonarla questa volta. Sabato 20 maggio 2017. Eric affronta duramente Ridge riguardo al suo piano di comprare da Brooke le azioni di Bill per fermare un'eventuale scalata di Quinn alla Forrester Creation. Steffi litiga con Wyatt quando scopre che quest'ultimo ha dato il benestare al matrimonio tra Quinn ed Eric. Il ragazzo aggiunge di essere pronto a firmare il divorzio, se è questo che vuole da lui. Nicole comunica a Maya e Rick di essere pronta, vuole iniziare subito la procedura per restare incinta. Non vuole perdere un minuto di più. I due però si rifiutano. Deve pensare prima a riconquistare la fiducia di Zende. Così Lavant prova a chiamarlo al cellulare e lui gli fa presente di essere alle Hawaii in dolce compagnia con Sasha. E solo se rifiuterà la proposta di Rick e di sua sorella potrà sperare di ritornare insieme a lui. Quinn raggiunge Ridge e rivela di non avere alcuna pretesa sulla Forrester Creation, ma la prossima sfilata avverrà sotto la sua completa supervisione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.